E torniamo a parlare di musica, in particolare la musica proposta dal Vasco Fan Club ZPF. È tornato in studio a trovarci il presidente Sandro Furlan. Ciao, Bentornato. grazie. Allora, abbiamo seguito con te quelle che sono state un po' le tappe estive, e allora dalla visita a Zocca, all'appuntamento a Lignano Sabbiadoro, ma adesso ci caliamo proprio nel nostro territorio. E dove con l'ultimo appuntamento che ci presenti per il 16 luglio? 16 luglio, noi intanto saluti a tutti, e succede questo che grazie all'intervento di un mio caro amico, si chiama Pino Gaiotto, che è una persona molto valida, molto attenta, molto precisa e puntuale, e che ama il rock, fra parentesi un musicista, perché da giovane suonava la batteria, quindi è ancora nell'ambiente. Ecco, Nell'ambiente. tramite la sua importante e preziosa collaborazione siamo arrivati alla famosa sagra, non so come chiamarla, festa di Camemo, Sì. qui vicino. Siamo Eh sì, a siamo 90, qua, a sì, 90, sono no? cugini. No, Siete cugini sì, sono qua di vicini. Camemo, Esatto, certo. sono vicinissimi. Sì, e quindi grazie anche al presidente Enos Bergamo, e che praticamente ci ha appoggiato. Arriviamo con la Rockstar Band e Claudio Gallo Golinelli, il bassista di Vasco Rossi, appunto alla sagra o festa che sia Alla festa di che si terrà a Camemo, Camemo. il 16 luglio. Però ripeto, senza gli interventi di questi grandi come Pino Gaiotto non si fa niente. Ah, bene, come si articolerà la serata? Quindi se si trova, diciamo, una serata organizzata già all'interno di un contest che è Sì. quello storico che si ripete negli anni Che a sì. Camemo, e quest'anno in particolare l'evento cosa ci sarà? Un concerto? Che cosa Noi farete? facciamo, sì, proponiamo sempre i concerti, cerchiamo di riprodurre fedelmente quello che sarà il concerto di Vasco Rossi, più o meno. E certo, qualche differenza la dobbiamo fare perché sennò saremo le fotocopie, quindi non Certo, va bene neanche no, quello. Però, insomma, è percorriamo sempre. difficile, voglio dire, essere diciamo, il presidente di un fan Sì. club, portare avanti delle iniziative, pur dovendo non essere la brutta copia, diciamo, della star. Sì, bisogna avere equilibrio per due motivi. Allora, Vasco ha detto una cosa bellissima che voglio dirla anche ai ragazzi. Cioè, siate folli diciamo nello spettacolo, ma siate terribilmente concreti nella vita e toglietevi i panni sostanzialmente di quello che state facendo, non so, il presidente per dire di questo fan club oppure un'altra cosa. E lui ci insegna questo, perché lui quando scende e pone l'asta, diciamo, il microfono, e dopo lo trovi in strada, magari della mamma che mangia la minestrina in brodo, A per lei è dire. capitato? No, di No, trovarlo. no, beh, no, a casa sua assolutamente no. Cioè, mi è capitato di vederlo durante le prove del tour. È stato un tour fantastico nel 2004, dove lui faceva le prove a più di 100 in un famoso albergo. E mi è capitato di mangiare nello stesso piano, eravamo vicini. Ecco, lui mangiava una pizza, se non ricordo male, salamino, dopodiché si è Così sappiamo alzato. anche i gusti di C'era Vasco. mi pare di ricordare, un piccolo bicchiere di vino, ma proprio un assaggio. E sembrava impossibile che io fossi qua e lui lì a mangiare, diciamo, con la stessa. Perché ti immagini che Cioè, quasi non mangiano, non vi, gli vero, vero, artisti sì, sembra che non. sì, questa è, ma e cosa ha provato lei a Beh, trovare la sua all'epoca, star? diciamo che cercavo di A fare lei è passato l'indifferente, ma l'appetito. invece di tagliare la pizza spesso tagliavo la tovaglia perché con l'occhio guardavo lui. E la mia amica mi diceva: guarda che stai tagliando la tovaglia, non la pizza, no? Però Vasco, cioè, ogni tanto alzava gli occhiali così per guardarsi attorno, perché usava gli occhiali un po' fumé, no? E secondo me guardava la mia amica, che era bella, Ecco. bionda. E Vasco ha questi occhi incredibili. E tu rimani bloccato anche se sei uomo, perché voglio dire, e torna un po' a Celentano, anche lui ti ha qualcosa di calamitico, no? Tu sei lì che lo guardi e non capisci se, perché Cosa non riesci c'è? a smettergli di guardare, hanno questo alone, no? Di mistero, Certo. di come una Sono forza che è attorno a loro, che è che fantastico. attraggono, attraggono. Sì. Bene, allora Sandro, ricordiamo, Sì. lascio a te come sempre la telecamera per l'appuntamento da ricordare ai nostri telespettatori. Dove, quando? Sì, allora, dove abbiamo detto Camemo, la Sì. famosa sagra di Camemo,
il 16 luglio con la Rockstar Valco Tribute Band e il grandissimo bassista di Valco Rossi, amatissimo anche dal pubblico, Claudio Golinelli, detto appunto il Gallo. Perfetto, va bene, grazie mille Sandro. Ciao a tutti.